Buon pomeriggio e benvenuti su Netplay Kingdom. Io sono Peppe e vi do un buon pomeriggio dalla nostra game room. Ringrazio intanto GoldWolfX, che è il nostro fondatore, che ci permette di fare queste dirette. E oggi giochiamo a Kid Chameleon, gioco prodotto e sviluppato da Sega su Sega Mega Drive. Vediamo di non finirlo perché sono 103 livelli e non è facile. Andiamo a scoprire adesso il gioco. Lo lanciamo. E buon divertimento. Eccolo. Kid Chameleon. 103 livelli, 8 trasformazioni. Sarà difficile, sarà dura. Si inizia da Blue Lake Woods. Eccolo qui. Classico platform stile Super Mario. Come potete vedere, è un ragazzino che può contare su delle trasformazioni. Vediamo. Dobbiamo raccogliere questi diamanti. Eccolo qui. Questa è la prima trasformazione. Questo è Iron Knight, è un cavaliere. Tra l'altro è la trasformazione più con più vita in assoluto. Se vedete in alto a sinistra ci sono 5 pallini che rappresentano le vite. I quadri sono a tempo, 5 minuti in questo momento. E sulla destra vedete il 3 per sulle vite e poi il conteggio dei diamanti. Ecco la particolarità di questo cavaliere, diciamo che saltando, siccome risulta pesante, può rompere anche da sopra i nostri mattoncini. Ecco qua. Draghetto. Eccolo. Qua dovrebbe esserci una vita. Esatto. Portiamo a casa. Potenziamento. Primi livelli molto facili. Poi diventa abbastanza ostico. E qui finiamo il primo livello. Semplice, semplice il primo. Si continua con Lake Woods 2. Oh, questo mi piace. Qui troviamo un mezzo samurai, mezzo ninja, con una spada che può utilizzare. La particolarità di questo gioco è che quando uscì non c'erano salvataggi, quindi non c'era nemmeno la possibilità di salvare o di ricominciare da un determinato livello, perché non c'erano i codici o le password per ricominciare, quindi 103 livelli te li dovevi fare tutti in una volta. Io l'ho amato subito. Credo di averlo acquistato 30.000 lire o giù di lì. Sono
Sono questi carro armati con la bocca che si apre e si chiude. Tempo e vita. 5 per, ottimo. Questo spara. E via. Diamanti. Ottimo. Via. Questo è un teletrasporto. Ci porta al di là del muro. Vediamo cosa abbiamo qua. Uno e due diamanti. Come vedete ci sono anche mattoncini nascosti. Cubi, come volete chiamarli. Eccolo. Qui invece con il samurai possiamo rompere il nostro cubo da sopra con l'utilizzo della spada, della katana. Ogni personaggio ha un suo pro e un suo contro. Qui abbiamo una spada, quindi il salto risulta più, come vedete, salto più in alto, ma il problema è che scivoliamo nelle pendenze, come vedete. Eccolo. Preso. Andiamo al terzo livello. Intanto vi ricordo di seguirci al canale Discord, che è la nostra casa per eccellenza. Seguiteci su Twitch, seguiteci su YouTube, effettuate l'iscrizione, tasto segui, campanellina per tutte le notifiche. E poi ovviamente su Facebook, pagina ufficiale e gruppo. Cambiamo stage. Ambiente roccioso. Allora, questo è un rinoceronte. Sì. Mi sono preso degli appunti. Questo trasforma, come vedete, il personaggio in un rinoceronte. Possiamo distruggere i mattoncini a suon di testate. Qui dovrebbero esserci pure, eccolo qui, nascosti. Tempo. Mannaggia. Dov'è? Eccolo qui. Ah, tanta fatica per nulla. Ah, ecco. Una moneta. Ecco il cavaliere. Iron Knight. Questo è essenziale qui, perché possiamo scalare. E riprendiamo di nuovo il nostro rinoceronte. Vai con le testate. Al momento non salviamo perché mi sento abbastanza sicuro. Ora vediamo le ultime parole famose. Beh, che abbiamo 6 vite.
Qui abbiamo di nuovo lui. Ottimo. Ci sono queste gocce. Io, se non sbaglio, avrò fatto 20-30 livelli, non di più. A 103 è impossibile arrivare, secondo me. Sembra facile, ma non è così. È tutta l'apparenza dei primi livelli. Qui devo stare attento perché c'è questo che si chiude. Ecco qua. Questo spara e via col livello. Ah, qui ci sono queste fastidiosissime mani. Queste ti prendono e non ti lasciano. Proviamo. Ecco qua. Samurai. Adesso inizia la parte complicata dove certe trasformazioni non vanno bene in certi stage. Quindi dobbiamo stare attenti a scegliere bene. Vediamo se la posso incastrare. Eccola. Teletrasporto ci ha trasportato in un stage segreto. Ah, questo lo ricordo. Però, come vedete, bisogna. Questo è fantastico. Con questo possiamo volare. Vediamo se è vero. Esatto. Oh, qui siamo addirittura avanti. Ti faccio vedere questo. Allora, questo la particolarità che lancia asce. Però scivola anche lui. Mi sembra che c'è, oltre al drago che mi viene addosso, dovrebbe esserci un'altra vita. Vediamo se è vero.
non sbaglio. No, c'era il tempo, ok. Come non detto. No. Sono morto. Prima sconfitta. Andiamo spediti allora. Ci sono qui, come vedete, dei mattoncini di ghiaccio. Quindi facciamo fatica a poter proseguire. Dai. Beccati questo. Ecco, sapevo che c'era. Ah, la vita, ottimo. Abbiamo ritrovato la. Eccola un'altra. Ottimo. Nella sua forma iniziale, diciamo che riesce a non scivolare. Però abbiamo solo due vite, quindi dobbiamo stare molto attenti. Ecco qui, una bella corsa. Oh, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo trovare per... Ah, qui abbiamo questa adesso. Che spara teschi. Molto trash. Però molto utile. Abbiamo perso una vita. Qui. Ci siamo fregati. Ok. Siamo riusciti a passare. Ecco, siamo atterrati sul diamante. Carramato un po' ingombrante. Ah! Molto rischioso. Senza la trasformazione. Però c'è la bandiera. Ottimo. Io direi di iniziare a salvare comunque. Che ne dite? Salviamo. Ok, almeno abbiamo. Come facevamo in passato senza salvataggi? Ma vediamo se troviamo. Eccolo qui, amico mio, lancia asce. Abbiamo preso il nostro rinoceronte. Allora, qui ci vuole tempismo. Ok.
Eccolo. Anche lui. Devo dire, la varietà di personaggi non manca. C'è molta varietà. Qui classico passaggio sulle piattaforme mobili. Adesso con questo personaggio è un po' ostica la cosa. Vediamo se riusciamo. Ok. Quale piattaforma? Ah, troppa fretta, troppa fretta. Vabbè. Ci vuole calma. Non riesco. Dai. Ok. Si lanciano proprio come nulla fosse, ecco qua. Proviamo di nuovo. Una vita. Via. Ok. Se avete visto, qui c'è un teletrasporto, ma certe volte riporta indietro, quindi ci costringe a fare la strada inversa. Oh, ci costringe a fare di nuovo la stessa strada. Quindi certe volte è un trabocchetto. Avrei bisogno di un potenziamento, ma non lo trovo. Evitiamo di cadere dentro la lava. 28 secondi. Intanto il tempo sta per scadere, ma dovrei avercela fatta, credo. Vediamo se è vero. Vediamo se ce la facciamo, ma mi butto e ce l'ha fatta. Allora, questa è un'isola dove troviamo un mini boss, eccolo qua. Questo leone che lancia delle sfere elettrificate, non so. Che seguono. Quindi dobbiamo trovare subito un potenziamento. Il nostro era un knight, ma ciao Smash, come stai? Eccolo, solo lui ci può salvare, il nostro samurai. Vediamo. Siamo quasi morti. Tempo intanto molto importante.
C'è la bandiera, però voglio provare perché mi sembra che sono due. Ah, eccolo. Lui mi serviva. Sembra che sono dei. Eccolo qui. Distrutto. Kid Chameleon, Smash. Ragazzo Camaleonte. Conoscevi questo gioco? Sega Mega Drive, ovviamente. Prodotto e sviluppato da Sega. Vediamo cosa c'è qua. Oh, tempo non fa mai male. Però come lo prendiamo? No. Sotto, vediamo. Possiamo ritornare alla bandiera. Oh. Anche lui ha, come salto è molto agile. Come vedete arriva abbastanza bene. Poi è pesante, come vedete, quando atterra. Ah, ottimo. Ottimo Smash. Vediamo di giocare poi più in là qualche altra cosa su Mega Drive. Allora, questo stage ha una particolarità. Dobbiamo correre perché abbiamo un muro che ci insegue. Ora vi faccio vedere. Intanto vediamo se riesco. Eccolo qua. E qui se sbagliamo, ad esempio, a prendere il cavaliere. Non va bene. Il cavaliere non va bene. Dobbiamo ricominciare. Mi serve. Lui sì. Allora, con lui possiamo correre. Dobbiamo fare molta attenzione. Dobbiamo sincronizzare i movimenti perché sennò siamo spacciati. No. È più questione di tempo, quindi lasciamo stare tutto quello che troviamo. E qui perderemo mi sa la vita perché non riusci. Siamo passati. Ottimo. Su. E via. Qui dobbiamo aspettare. Dai. Via. Qua dobbiamo. Ok. Come vedete, è una bastardata. Smash la conosce bene. Oh, arrivati qui. Ci possiamo rilassare perché si ferma. Evviva! Ti dirò, io come platform questo l'ho amato perché da bambino, da piccolino, l'ho visto, a prescindere che non c'era l'informazione che c'è oggi, quindi l'ho visto sullo scaffale, mi sono innamorato della copertina, che avevo 9-10 anni, credo. L'ho preso 28.000-30.000 lire e me ne sono innamorato. Tutto fantastico, musiche, i personaggi, le trasformazioni. Per me è uno spettacolo. Solo che avrò fatto sì e no 25-30 livelli, non di più. Perché è molto ostico, diventa poi molto ostico. Sono 103 livelli, tra cui credo un'ottantina ti portano alla meta finale. Come dicevo prima, non c'è possibilità di usare dei codici o delle password per ricominciare dai livelli. Quindi devi ricominciare tutto da capo o fartelo tutto d'un fiato. Come pazzi. Sì, a quel prezzo è stato davvero un affare. Ora, arrivato a un certo punto, non so perché i diamanti rimangono 99.
Non ho mai capito se è un bug di questo gioco. Ah, qui siamo in uno stage urbano. Qui dovrebbe esserci la mosca, vediamo se è vero. Trasformazione in mosca. Come vedete, i livelli si intersecano tra di loro anche con molta fantasia, quindi dai teletrasporti arriviamo da uno stage all'altro. Già vedete che cominciano a essere un po' ostici. Ecco. Tanto 2 minuti e 50. Ma come vedete, i diamanti li butta via. Non capisco se. Noi saliamo intanto. Diamanti che non servono. Andiamo alla ricerca di vite. Tempo, va bene. Cambierò protagonista perché credo sia più adatto. Il nostro amico Torcia Umana. Scivolando alla meta. Ah, Extra Life, ottimo. Qui siamo in città. Qua, come vi dicevo, adesso dovrebbe esserci la mosca. Vediamo se è vero. A parte diamanti che non mi servono. Dovrebbe esserci la trasformazione in mosca. Allora, questa trasformazione intanto ci serve perché. Intanto evitiamo palle di fuoco. Devo vedere dov'è perché non lo ricordo. Oh, no. Questo è sempre il samurai. Mosca, dove sei? Intanto mi sa che se non abbiamo la mosca facciamo fatica. No. No! Che culo! Ecco, ho parlato troppo. Ma io direi di salvare intanto. Scusate. Di salvare qui. E come vi ho detto, non lo finiremo mai. Credo di non finirlo mai questo gioco. Ok. Riproviamoci. E ora riparto dalla. No. Non ricordavo che andava in su. Dov'è la mosca? Dov'è? Potrebbe essere qua.
vediamo come arrivo là. No! È dura, è dura. È molto dura qui. Vediamo se siamo fortunati. No. Decisamente no. E allora proseguiamo. Vediamo se possiamo cadere. Eccola lì. Ce l'abbiamo fatta. Oh, questo è particolare, suggestivo. Qui addirittura abbiamo un cambio di tempo, quindi dal tramonto. Forse qui abbiamo. Forse qui siamo morti. Ottimo. Però, se non sbaglio, no, non c'è più. Diventa notte. Qui c'è una mano. Qui ora è dura. Eccolo lì. Arriva anche la grandine. Che bello. Che bella la grandine. Coglione, io. Qui adesso è complicato. Vediamo se riusciamo a salire. Mi sa che è esatto. Una trasformazione no, vero? Grazie, no. Non ci sono trasformazioni. Vabbè. Qui ci voleva il nostro amico rinoceronte, ma non va bene. E allora mi sa che dobbiamo andare fuori e proseguire così come mamma ci ha fatti, rischiando ovviamente di morire come in questo caso. Niente, niente da fa. È davvero ostico adesso. Quando cerchi una trasformazione, non la trovi mai. Abbiamo il nostro razzetto ascensore, come lo volete chiamare, chiamate. Non riusciamo. Proviamo a vedere se c'è qualcosa qua. Eccolo qua, ottimo. Mattoncini di metallo che si possono spostare con il rinoceronte solo. Però non possiamo poi passare, quindi siamo obbligati a tornare indietro.
La mano ci ha preso. Via. Vai via. Ok, però non. Eccola qui la mosca. Diventiamo piccoli, piccoli, piccoli e riusciamo a appiccicarci sulle superfici. Abbastanza appiccicoso. Guardate come ci appiccichiamo. E con questo dovremmo riuscire nel nostro intento. Che possiamo passare anche nelle strettoie. Vediamo se è vero. Non è velocissima. Come è giusto che sia, perché è piccolina. Mi fa anche un po' schifo. Eccolo qui. Qui non possiamo. E allora usciamo. Via, 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 via. Ecco qui. Non riusciamo. L'avevo detto che risultava poi ostico. Guardate dove è la bandiera, guardate. Esatto, il teletrasporto ci porta indietro. Cazzo. Niente da fare, niente da fare. Facciamo una pausa. Niente da fare. La particolarità di questo gioco è che bisogna avere riflessi pronti. Però siamo penalizzati dal fatto che non abbiamo, o almeno non riusciamo a trovare una trasformazione adatta. Allora, questo io lo devo tenere fino alla fine, perché devo andare poi. Vediamo se riusciamo in questo intento. Ecco che grandina. Via. Devo stare attento. Allora, di qua mi sa che arriviamo. Vediamo se è vero. C'è un altro teletrasporto. Non mi portare all'inizio, ti prego. Ti prego. Cambio scenario. Non so se è meglio o peggio. Che? Qui, eccolo. Che abbiamo qua? Ah, il nostro cavaliere. Vediamo. Scaliamo. Ecco qui. Mi ha tolto tutte le vite. Benissimo, proprio. Qui dovremmo andare spediti, credo. Vediamo se è vero. L'ho mancato per un pelo.
musiche sono favolose. Dai. E qui si va di spada a rompere tutto. Morto. Eccola la bandiera. E io qui salverei. Dragon Spike. Salviamo prima di andare a Dragon Spike. Ok. Vediamo dove ci porta. Allora, adesso qui si comincia a fare davvero dura, quindi quello che avete visto non è niente. Ah, i diamanti intanto sono tornati. Forse perché abbiamo perso, sì. Allora, nemici più ostici si battono solo con più di due colpi, quindi. Come vedete, i draghi sono diventati blu, azzurri. Qui io passerei sopra. Come vedete, tre colpi per uccidere questi. Uno, due e tre. Qui passiamo veloci. Non so dove ci può. Ah, eccola la bandiera. Ottimo. Perfetto. Stormwalk Mountain. Vediamo. Via questo. Ninja, qua non è l'ideale il ninja. Perché comunque sia sono. Sì, preferisco lui. Eccola di nuovo la notte. E qui mi sa che. Eccolo lì. Questa è una trivella che è difficile da uccidere perché da entrambi i lati, come vedete, ha le trivelle, quindi. Però possiamo buttarci così. Possiamo incornare il nostro nemico. Intanto mi sa che siamo quasi. Aspettiamo la trivella. Ah, la mosca, ottimo. Vai. No! Una morte stupida, stupida. Via. Poi prendendoci comunque le misure. Risulta molto facile. Oddio, molto facile. Un parolone. Più accessibile. Via con la mosca.
qua se ci fosse, ecco, qui c'è una via segreta intanto. Però ci serve il nostro amico rinoceronte. Ci sarà? Esatto. Andiamo. Quanti livelli sono? Ah, qui c'è il boss. Shish, shish. Ho fatto Renzi, shish, shish kabosh, boss, boss, boss. Questo è un boss a tre teste. Eccolo. E qui, strategia è saltare sopra. Questo è il primo boss in assoluto, diciamo più. Ecco qui. Allora, dovremmo avere il nostro amico lanciasce, che sarebbe un'ottima cosa, io credo. Anche se fortunatamente nei quadri boss ci sono molte trasformazioni, molte. Cavaliere no, eccolo qui. Vediamo se riusciamo. Tre teste infilzate in una freccia. E uno è andato. Vediamo gli altri adesso. Intanto 1 minuto e 27, avrei bisogno di un orologio. L'altro è andato. E l'altro. Facciamo così. Se no non ce la facciamo, mi sa. Lanciatore. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Qui siamo. Sì. Va bene il ninja, samurai. Samurai ninja, come volete voi. Ok. Eccola la vita. E la moneta. Qui c'è un sottopassaggio, dove andiamo a finire? Mi sa che non mi fido. Mi sa, mi sa. Non mi fido, non mi fido. E ho fatto bene a non fidarmi. Guardate quanti mattoncini da rompere. Ora che c'entra lo scheletro qui, per dire, no? Io direi di terminare questo quadro e poi darci appuntamento prossimamente.
Vai col rimbalzo. Ok. Benissimo. Quindi salviamo qui The Whispering Wood 2. Salvo. In posizione 2, così abbiamo più salvataggi. Perfetto, ragazzi. Cosa dire? Grazie per essere stati in compagnia. Ci vediamo alla prossima. Speriamo la seconda parte di come non finire Kid Chameleon. Vi ricordo di registrarvi sul canale Discord, che è la nostra casa per eccellenza. Attivate tutte le notifiche su YouTube, su Facebook, dovunque. Ricordate che con NetPlays Kingdom potete giocare online perché è una. La nostra sala giochi online. Ringrazio Daniele Goldwolf X che ci dà l'opportunità di fare le dirette tramite NetPlays Kingdom. Saluto tutta la community di NetPlays. Saluto Smash che ci ha seguito. E niente. Alla prossima. Ciao.